Salve! Allora, oggi un video un po' particolare in cui non facciamo niente di che, ma ovvero cioè, come legge dal titolo, mi faccio la piastra dopo più di 10 anni ai capelli, quindi sono più di 10 anni che non mi vedo completamente liscia con i capelli piastrati e quindi non vedo l'effettiva lunghezza dei miei capelli. Quindi, però, volevo dirvi una cosa, scusate se sono struccata, ma non avrebbe senso, forse dopo mi trucco. E volevo dirvi che voglio fare una cosa un po' particolare che mi è venuta in mente. In ogni video all'inizio vi saluterò con un saluto tipico di uno youtuber italiano. E se sotto i commenti a ogni video indovinate di chi è il saluto, poi ci sarà un regalo per questa persona. Però dovete commentare su tutti i video e dire e indovinare su tutti a quale saluto mi riferisco, a chi più che altro. Quindi facciamo il primo saluto. E salve a tutti ragazzi! Eccoci qua. Quindi spero che l'abbiate capito. Allora, come vedete, questi sono più o meno i miei capelli naturali. Non li ho lavati oggi, qualche giorno, 2 giorni fa forse. Sì. Quindi questi sono i miei capelli che sono riccio mossi. Diciamo che inizialmente io ce li avevo più ricci che mossi, solo che crescendo, quindi diventando sempre più lunghi, pesano di più e quindi ce li ho così. Prima, quando ero più piccola, che mi arrivavano tipo qua, ce li avevo molto più boccolosi, comunque mi si abboccolano. Vabbè, io ho già applicato l'olietto di Mulac, questo qui, per dare la protezione ai capelli, appunto. E li vado anche a pettinare, perché adesso andremo a fare la piastra. Io, tra l'altro, potete sapere, dici, vabbè, quanto so, più di 10 anni veramente che tu non ti fai la piastra? Sì, ebbene sì. Considerate che io nemmeno ho una piastra mia, ne ho solamente una che mi aveva regalato mia sorella a un compleanno tempo fa, che è una mini mini piastra, che non so nemmeno dov'è, magari ve la faccio vedere. Allora, eccola qua, questa qui verde, perché ho sempre adorato il verde, è una mini piastra, vedete che è piccolina. Vi faccio vedere in confronto a questa che userò oggi, che è una piastra normale, questa è più piccola, perché l'unica cosa che andavo a fare magari alcune volte era andare a fare i boccoli sui ciuffi davanti, quindi nemmeno su tutta la testa. Proprio piastra piastra su tutta la testa io la facevo solo dalla parrucchiera, perché la mia vecchia parrucchiera ogni volta mi diceva: ma se c'hai i capelli mossi te faccio la piastra. E invece la piastra io tornavo a casa tutte le volte, non mi piacevano lisci e me li rilavavo. Ebbene sì, forse sarò l'unica persona al mondo a cui piacciono abbastanza i capelli, nel senso io l'ho sempre voluti così, cioè a me piacciono così come sono, cioè non sono quella tipica persona che dice ce l'ho ricci, li voglio lisci, no, ce l'ho così, mi piacciono così e li voglio così e sono contenta di averli così. Vabbè, comunque forse dovrei legare qualche parte di capelli, non lo so, io tra l'altro non sono molto esperta. Userò questa piastra qui di Imetec. Sì, Salon Perfect di Imetec, che per l'appunto non è mia, ma è di mia sorella. È la piastra che utilizzavo prima, adesso ce n'è un'altra perché gliel'ho regalata io per compleanno. Perché tanto questa non la utilizzavo quasi più, ho visto. Quindi questa pure è un po' vecchiotta. Quindi scusate, ma io non sono nemmeno brava a fare la piastra. Quindi vi ripeto, non l'ho mai utilizzata, quasi mai, quindi saranno, vi dico, sicuramente sono più di 10 anni che io non me li piastro, ma sicuramente molto più di 10 anni, perché me li sarò proprio piastra piastra, che andavo da quell'altra parrucchiera a tagliare proprio bene i capelli, ci sarò andata che ci avrò avuto, penso, 12-13 anni. Considerate che quest'anno io ne compio 26, quindi è passato giusto giusto un po' di tempo. Poi io non so, proprio brava a fare queste cose, penso ci voglia tanta pazienza, anche perché ho i capelli lunghi. Vediamo un po'. Non voglio comunque esagerare e passarla troppo, perché altro motivo, non li ho mai voluti danneggiare. Quindi l'unica cosa che magari potevo fare con la piastra, mamma mia, guardate già. Vabbè, non so se si percepisce, ma questi sono già più lunghi. L'unica cosa che io avrei potuto fare con la piastra, nel senso, se proprio volevo usarla, è fare i boccoli. Però ripeto, non mi vado a rovinare i capelli per fare i boccoli. Cioè, se come nel mio caso volete i capelli lunghi,
certe cose non si fanno, quindi non si utilizza spesso la piastra, mi dispiace, ma è così. Sicuramente sto sbagliando, però vabbè. E quindi non ho mai utilizzato piastre, a meno che qualche volta, proprio raramente, tipo per matrimoni, mi facevo i boccoli, basta. O comunque quelle poche volte che andavo da parrucchiera, perché non ci andavo mai troppo spesso, perché ogni volta dicevo spunta così e mi spuntava così. Io questa cosa la odio, finalmente ho trovato invece una parrucchiera che fa quello che dico, anche se me li spunto ormai da sola da un bel po' di tempo. Mamma mia! Che figata! Tra l'altro non so nemmeno come ci sto io liscia, perché è veramente tanto tanto tempo che non mi vedo liscia. Ma tantissimo proprio. Mamma mia. E quindi niente, non la utilizzavo mai. Ma proprio mai. Devo dire però che l'odore dei capelli piastrati, questo odore che si crea, che è tipo l'odore dal parrucchiere. Oh, c'è il bordello là dietro, vabbè. Quell'odore che sentite dal parrucchiere, che forse è odore di capelli che si stanno bruciando, non lo so. A me piace tanto. Però abbiamo utilizzato anche la lozione protettiva qui, l'olietto di Mulac, quindi dovremmo essere abbastanza protette. Poi appena volta, raga, non muore nessuno. Però vi dico in generale che a me non piacciono i capelli lisci, almeno su di me. Ma in generale, anche se guardo in giro, mi piacciono più i capelli mossi. Ok. E niente, quindi io devo procedere così, andare avanti verso l'infinito e oltre. Guardate già questa parte prima che ho fatto, vedete, questi sono risultato diverso. Sì, io lo noto tanto la differenza di lunghezza. Sì. Così si vede proprio quanto sono lunghi. Sarebbe curioso magari uscirci un giorno per fargli vedere anche al mio ragazzo. Che effettivamente finché non ce le lisci così non li vedi quanto sono lunghi. Ok. E niente, io qua dovrei continuare. Vi parlo un altro pochettino, poi dopo faccio tutto in velocità da sola, perché sennò veramente stiamo qua all'eternità e non c'ha senso fare un video in cui mi piastri i capelli, anche perché penso siate molto più esperti di me. E volevo chiedervi se magari vi può interessare un video sulla storia dei miei capelli, che sono quei video che ho visto spesso anche su altri canali. Non è chissà quanto interessante, però insomma, soprattutto da bambina c'è da mettersi le mani in mezzo ai capelli, veramente. Tra l'altro, io non ho avuto sempre i capelli così. Io quando ero piccola ero liscissima, forse è per quello che mi piacciono mossi. Vabbè, ma quando ero piccola mi piacevano. Quante cose sto dicendo. Comunque, quando ero piccola ce li avevo così lisci, lisci lunghi con la frangetta, così lisci che se mettevo qualcosa, tipo un elastico, mi scivolava via. Facevo, che ne so, i ciuccetti qua, mi scivolava l'elastico, cioè liscissimi veramente. Non mi reggeva niente. Tra l'altro, ho pensato più volte in questi ultimi tempi magari di come starei con la frangetta. Però vi dico la verità, non c'ho il coraggio. Sicuramente perché poi dopo magari mi stufo. Sto sicura che mi stuferei. E poi deve essere una rogna metterselo a posto e tutto quanto. E penso che mi stanno bene comunque i capelli così. Cioè la frangia, questa considerate che è la mia frangia. Questa qua è la mia frangia. E questi sono i capelli, mamma mia quanto. Ah, sono belli lunghi. Eh sì. Molto lunghi, devo dire. Ok, guardate, finisco. Me ne mancano pochi effettivamente questi qua. Finisco e vediamo il risultato. Ok, eccomi qua. Ho finito, spero che sono a fuoco. E questo è il risultato finale. Guardate qua quanto sono lunghi. Io mi allontano, spero di essere a fuoco, ma da qui alla non riesco a mettere a fuoco perché non ce vedo. Mamma mia, belli lunghi, devo dire. Io poi ve l'ho messi tutti qui, io ho i capelli fini, quindi sembrano sempre pochini, mi piacciono un botto, cioè mi piacciono, non mi faccio impazzire, cioè pensavo peggio, mi piaccio abbastanza, però ovviamente preferisco il mio capello naturale, mi piace molto di più. Io spero che stiate vedendo qualche cosa, non lo so perché io non mi vedo, quindi
Questi sono i capelli che arrivano quasi sotto, c'ho il pigiama come sempre ovviamente. Spero che li avete visti, ma devo dire niente male. Ci ho messo anche pochissimo a farla, non l'ho fatta come fanno molte persone. Adesso no, è ancora calda. Vabbè, molte persone vedo che stanno lì così 30 ore e vanno giù pianissimo. Io non le faccio queste cose perché non voglio appunto rovinare i capelli. E non le fate, state attenti, perché ho visto dei video che non so se sono veri, ma penso dei siti in cui ci stanno ragazzi e stanno lì 3 ore, che sicuramente chissà che ci mettono prima sui capelli e poi gli casca il capello, si rompe. Belli anche. Si vede quanto sono luminosi, penso. Sì, guardate qua. Già si vede quando sono mossi, ma così ancora di più. Si è aperta la porta da sola, raga, so morta di paura. E invece, vieni qua. C'era il coniglio che ha aperto, mamma mia, si è messa buonissimo. E niente. Quindi questi sono i capelli piastrati dopo più di 10 anni che non mi vedevo liscia. Ma vedevo anche gli occhiali. Per una volta si può fare, anche se mi sono già stufata, cioè non mi fanno impazzire sinceramente. Poi forse così hanno poco movimento avendoli piastrati. Però porca miseria, mi arrivano quasi al sedere. Io vorrei farli crescere un altro po'. Secondo me il punto perfetto per i capelli è sulle fossette dietro, che non mi ricordo come si chiamano. Comunque lì secondo me è il punto perfetto. Però insomma, ce l'ho già abbastanza lunghi. E niente, eccomi qua. Niente, quindi penso proprio che il video finisce qui. Sarà sicuramente un video corto. Niente di che, alla fine vi ho raccontato un po' qualche aneddoto. Siamo stati un po' insieme. Ho scoperto i miei capelli da lisci. Per chi poteva interessare, forse a nessuno, però vabbè. L'ho trovata una cosa divertente. Fatemi sapere se magari siete interessati a un video sulla storia dei miei capelli, in cui vi faccio vedere proprio tutte le foto da quando sono nata fino ad oggi, tutto quello che hanno passato i miei capelli. E sì, qualche colore l'ho fatto, non che ci penso. Quindi se vi interessa, vediamo insieme. E niente, se siete ancora più interessati ai capelli comunque in generale e mi dite, vabbè, ma come fai a averceli così lunghi? Come fai a averceli magari così? Fidatevi che stanno bene. Vi faccio vedere le punte, ecco, come l'ho. Guarda come faccio, però facciamo così, ce la posso fare. Adesso che li ho anche piastrati, vi faccio vedere tutte le punte. Comunque stanno bene, sono belle piene, vedete? Non so se lo notate. Comunque i miei capelli stanno, ecco, così magari vedete un pochino meglio. Stanno bene. Se volete vi faccio un video, cioè sicuramente penso che farò un video su come avere i capelli lunghi, ma soprattutto farli crescere e renderli sani. Quello che almeno faccio io, non sono una parrucchiera e niente, però quello che faccio io. E niente, quello fa vedere il coniglio, ma continua a farmi gli agguati, entra e scappa. Quindi noi ci vediamo alla prossima e spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. E se vi va, iscrivetevi a questo canale e seguitemi su Instagram, sono enemykyt. Vi ricordo anche di seguirmi su Depop, come si chiama, che è un'app in cui si può rivendere qualsiasi cosa. Io ho messo in vendita alcuni pezzi make-up che trovate anche in un video vecchio, in cui appunto c'è scritto proprio decluttering, vendo make-up. Molte cose le ho già vendute, ma le trovate tutto e vi lascio tutto anche qua sotto, sono Eneciccio se non sbaglio, perché quello non mi ricordo mai. E basta, sto anche su TikTok, però se vi va, insomma, seguitemi, tanto trovate tutto qua sotto. Ci vediamo alla prossima e indovinate, ricordate di indovinare il saluto di questo video, perché almeno dopo, alla fine, forse qualcuno vincerà qualcosina. Ciao!